Microfono. Buonasera a tutti, credo che sempre parlo di avere la prossima partita come occasione per migliorarsi. Penso che stasera, rispetto a una ottima gara 3, la squadra si sia ancora superata. Era una partita ancora più difficile da un punto di vista mentale. Milano ha giocato una grande partita e averlo vinto significa che la squadra ha saputo, ha avuto il piacere di superarsi ancora una volta. Queste due partite, questa vittoria in casa. Scusi, non capisco perché c'è confusione, non so come mai non abbiamo la porta chiusa. Queste due partite, queste due vittorie in casa, sia da un punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista caratteriale, che cosa significa? Cosa pensi oggi di diverso magari rispetto alle prime due partite? Io penso quello che ho sempre pensato tutta la stagione, che dobbiamo essere una squadra che deve avere più desiderio, partendo dall'energia individuale per arrivare al desiderio di giocare insieme in attacco e in difesa. E queste due partite sono state, penso, belle da vedere e sono state, penso, belle da vivere a questo meraviglioso pubblico. Tu hai sempre detto vince Milano. A questo punto queste tue incrollabili certezze cominciano un po' ad essere scalfite oppure? Apprezzo la qualità della domanda perché è molto simpatica. Io credo che Milano la grande favorita e, come ho sempre detto, lo è oggettivamente anche per la qualità di gioco che ha avuto anche durante questa serie. Credo che noi siamo ancora di più cresciuti, quindi la grande favorita rimane Milano e noi siamo un po' più vicini alla grande favorita. Coach, una domanda semplice, cioè come si vince a Milano fra due giorni? Io penso la domanda va girata è come si gioca ancora la prossima partita per cercare di superarsi. Credo che possiamo migliorare la lettura della loro difesa sul pick and roll facendo uno show aggressivo questa volta, avendo, diciamo, più triangolo. Svelo anche la tattica, ma tanto non c'è nessun segreto, ma c'è solo da fare meglio la tattica, da giocare non con un passaggio diretto ma con un passaggio di sponda con chi è vicino a chi viene raddoppiato. Questo è un dettaglio, e così come magari possiamo anche avere più attenzione di non lasciare arrivare Milano a giocare i pick and roll e transizione, che sono i più difficili da difendere.